amici di Italian Fishing TV, oggi siamo su questo splendido lago per questa gara che oramai è diventata una tradizione per, sia per i pescatori della Basilicata, ma non solo, per tutti i pescatori che arrivano numerosi da tutte le regioni limitrofe. È una gara che ha una storia e magari poi verrà raccontata da Daniele Scaramozza, che è qui a fianco a me. Abbiamo anche il presidente della sezione della FIPS della regione Basilicata. E niente, è una gara molto particolare, soprattutto perché ve ne siete resi conto, non è un impianto artificiale ma un lago naturale, un lago di grande bellezza. Però lascerei la parola subito a Daniele, che è l'organizzatore con grande fatica di questa splendida manifestazione. Grazie di essere presenti, noi siamo onorati di ospitarvi e, come potete ben vedere, lo scenario è a dir poco incantevole. E diciamo, questa manifestazione ha una storia molto antica. Sono 43 anni oggi dalla sua prima edizione, e diciamo che è una manifestazione particolare perché innanzitutto è dedicata al fondatore di questa manifestazione, che era Umberto Scaramozza, mio padre. Ed è una manifestazione, come diceva l'amico, molto molto sentita dai pescatori delle regioni, non solo della Basilicata ma delle regioni limitrofe, diciamo che dal centro-sud, insomma, è una manifestazione sentitissima, diciamo che è il fiore all'occhiello della FIPSAS Basilicata. Io colgo l'occasione, oltre per a ringraziare voi, colgo l'occasione per ringraziare le istituzioni, il sindaco del comune di Nemoli, che ogni anno ci ospita in questo scenario fantastico, e i sindaci dei comuni limitrofi, il sindaco di Lagonegro in primo luogo. È un raduno, oltre che di pescatori e di agonisti, di amici. Qua si ritrovano qui proprio per trascorrere una giornata all'insegna dello sport, dell'amicizia, e agli amici che ci guarderanno li invito a trascorrere almeno una giornata su questo meraviglioso lago. Noi vogliamo ringraziare ancora una volta, come Tubertini, di essere stati invitati a questa splendida manifestazione. Passerei la parola al presidente della sezione FIPS della Basilicata, per se vuole dire qualcosa. Sì, sono il presidente del comitato regionale FIPSAS di Basilicata. Ringrazio prima di tutto la Tubertini per averci onorato della presenza su questo bellissimo lago, poi tutti i pescatori venuti a partecipare dalle regioni del sud Italia soprattutto, e Daniele per l'ottima organizzazione che da circa 40 anni ci ospita gradevolmente su questo scenario bellissimo. Questo lago naturale, che è un'eccezione rispetto a quelle che sono le gare di trotalago, che di solito vengono disputate in laghi, in strutture che, per quanto belle, non raggiungono mai chiaramente la bellezza di uno scenario naturale come questo. Quindi, se ci vuoi raccontare un pochettino la storia di questo lago, perché è particolare. Sì, allora diciamo che questo lago si trova ai piedi del Monte Sirino, massiccio del Sirino, ed è un lago naturale. Diciamo che forse è l'unico lago naturale che abbiamo, a mia memoria, al sud Italia, dove si svolge attività agonistica. Le montature che usano i garisti sono diverse, vanno da pochi grammi ai 25, 30, 35 grammi per arrivare a centro lago. E i pescatori, pesca sportiva, amano questo lago proprio per questo motivo, perché hanno la possibilità di usare diverse tecniche. Thank you.
È una bellissima gara, una gara che ogni anno, diciamo, si svolge il 1° maggio, il Memorial Umberto Scaramozza. Come ogni anno c'è sempre una grande attività, una grande passione e anche la stessa attività di pesca, diciamo, è superlativa. Questo è uno dei laghi più belli della Basilicata, dove le trote rispondono veramente molto bene. La maggior parte delle trote le sto prendendo in superficie con una G1 o una G2. Sì, buongiorno a tutti. Il Sirino resta sempre la più bella gara dell'anno. Questo è il primo tempo, siamo messi già abbastanza bene, diciamo abbiamo 46 pesci che possono contare per il finale di questa gara. Credo che la gara si stia svolgendo in maniera molto tecnica, perché c'è tanto pesce, ma comunque non bisogna comunque saperlo prendere, se ne perdono tante, però comunque ci stanno belle catture, ci sono settori a 50-55 trote, quindi... È una bella gara, è ancora lunga, adesso man mano che andiamo avanti cercheremo di pescare sempre più lontano per cercare di prendere quel pesce un po' più fresco che non è stato disturbato. C'è bisogno di terminali molto lunghi, e si sta pescando poco con la bombarda, si pesca col vetrino di 3-4 grammi. Anche 6 grammi con terminale lungo. È sempre un sogno venire qua al Sirino, poi con l'amico Daniele che facciamo delle gare bellissime, anche se oggi, diciamo che secondo me, da come la vedo io, è stata una pescata diversa da come si è stata fatta, che siamo qua che veniamo quasi da 20-25 anni. In occasione di questa gara abbiamo avuto modo di far vedere ai numerosi pescatori la gamma completa delle canne da trota lago della Tubertini. Il top di gamma sono le Concept Trout, una gamma completa dalla 1 fino alla 8, comprendono anche le nuove Bomber. La 1, la 2, la 3, anche nella versione fast, per avere un'azione più pronta in azione di pesca. Sono canne eccezionali, rappresentano il top di gamma per quanto riguarda la trota lago per il 2015. Sempre al top di gamma per quanto riguarda appunto la trota lago, le T-Trout, le nuove tre pezzi di quest'anno. Una serie di canne, sono 6 le canne, ma sono canne eccezionali e chi le usa sa a cosa mi riferisco. Chiaramente la tre pezzi è un'azione ineguagliabile. Il discorso di Murinelli, oramai Tubertini con il marchio Riobi è diventato leader nel settore, i mulinelli sono ben noti ai pescatori. Qua abbiamo lo Slam, che è un mulinello eccezionale con doti di leggerezza e affidabilità uniche grazie ai materiali utilizzati. Si tratta di carbonio con inserti in titanio, che conferisce una leggerezza a parità di taglia. L'ultimo arrivato in casa Tubertini per quanto riguarda i mulinelli è la serie Concept, altro mulinello eccezionale, il doppio archetto che consente di eliminare completamente il fastidioso inconveniente di avere il filo magari garbugli, fastidiosissimi in fase di pesca, specie se si utilizzano dei monofili sottili o dei trecciati molto sottili. Thank you.
Va bene, per finire la giornata chiaramente un ringraziamento particolare anche al sindaco di Lago Negro e membro della giunta del parco, però in riferimento a questo lasciamo a lui la parola. Sì, è una giornata importante quella odierna che si ripete da diversi anni. Organizzato brillantemente questo evento dall'Associazione Pesca Sportiva Umberto Scaramozza, siamo al 26° Memorial e dico anche che un ringraziamento e la piena gratitudine va al presidente Daniele Scaramozza e a tutti i soci, in quanto riescono comunque a portare tanta gente, tanti appassionati della pesca in questo posto incantevole che è il Lago Sirino del comune di Nemoli, ed è interessato anche il comune di Lago Negro proprio perché la società Pesca Sportiva ha sede nella città di Lago Negro. Io sono anche membro del parco, membro della giunta esecutiva del Parco Nazionale Appennino Lucano Valdaghi Lagonegrese, nel quale rientra anche, nella cui perimetrazione rientra anche questo luogo, questo posto. E dico anche che insomma, abbiamo la necessità di rimodulare nel piano strutturale del parco, quindi nel nuovo piano che va a regolamentare i territori che rientrano nel parco, questo luogo, in quanto non possiamo assolutamente evitare o comunque negare a queste persone di svolgere questa attività che oltretutto avviene nel pieno rispetto della natura, nel pieno rispetto anche delle attività che comunque e dei vincoli che rientrano all'interno di questo luogo. Ok, allora sembra che è andato tutto bene, abbiamo assistito a una gara spettacolare, tutti i pescatori si sono divertiti, ringraziamo la Tubertini che ci ha dato la possibilità di essere qui oggi e soprattutto Daniele Scaramozza che ci ha invitato a questa splendida manifestazione. Vi lasciamo alla premiazione di rito e alla prossima. Terzo classificato, terzo assoluto, due Molinelli, Tubertini. Gentilmente offerti da Christian Sport di Nemoli e il signor Scalea Francesco nella Croce sul Sarno. Secondo assoluto è il signor Grasso Francesco della San Vito 92 a cura con l'orologio Maserati, offerto dalla gioielleria Ferraiolo in Lago Negro, con una buona spesa di euro 100. Francesco Ferraiolo, titolare, ci consegna il premio. 26° trofeo Umberto Scaramozza al signor Boccia al coro della ST San Viti 92.